cerchiamo di fare velocemente, perché ce l'abbiamo, hai ragione, ce l'abbiamo tante altre da far vedere. Velocissimo. Allora le presentiamo e poco più. Ecco, questa, qui, le guarderemo, sì, questa qui è la Diplotaxis tenuifolia, che è la rucoletta selvatica, ed è una pianta che cresce allo stato spontaneo, estremamente aromatica, profumata, è la sorella minore, ma non per importanza, della dell'eruca sativa, quella che viene coltivata nell'orto. E che si trova anche a livello spontaneo. Sì, si trova, sì, è anche un po' spontaneizzata. Ecco, Diplotaxis. Questa è più buona, quella è quella carina. Poi, sentite il rom della rucola, sentite, sfoglinate le foglie. No, è forte, ma no, è molto questo forte. Qui è il Rumes crispus, famiglia delle poligonacee, pianta lungamente picciolata, glabra, morbida al tatto, margine crenato, potremmo dire, ondulato. Questa qui è un'altra pianta che si mangia, che contiene però degli ossalati, quindi da mangiare con precauzione, sempre in modica quantità, nel misto foglie, se la volete mettere, buona, però ingiallisce, non è molto estetica. Ecco, poi questa qua è la Picris hieracioides, un'altra steracea, con questa foglia comunque spatolata, quasi lanciolata, potremmo dire, leggermente frastagliata ai margini. La caratteristica di questa pianta è che ha il rapide arrossato, questo ci potete andare sicuri, che è sempre che la distingue da tante altre del suo genere, dalle varie speragne e quant'altro. Perfetto. Si può mangiare, è buona. Prima. Vai, allora, io stasera ho colto proprio un grugno, è classico anche come comportamento, perché i grugni, i cicorie, un po' tutte, c'ha un polimorfismo delle foglie, che può cambiare da quando è piccola fino a che cresce, può cambiare sempre. Potete trovare con la rosetta basale, con la foglia intera, è stessa pianta. E il fiore è sempre azzurro, sempre un fiore azzurro qua. Un fiore bellissimo, però le piante, delle erbe bisognerebbe parlare pure della radice qualche volta, come i funghi, bisognerebbe parlare pure tutta la pianta. Vabbè, questo è il classico grugno cicoria intimus, commestibile tranquillamente, è buono sia con insalata, sia tenere tenere, oppure si può mangiare cotti, dopo cotti. Cicoria intimus. Questo è classico proprio anche come forma di foglie. Questo veramente non è raccolto, hai Fabio. Eh? Veramente un bel raccolto. Vai, vai. Procedo? Sì. Allora, questa qui è questa. Queste qui sono. Ah, c'è un esemplare unico. No, questo sono sempre. Qui mi sembra che ci sia un unico esemplare, casomai vieni. No, è quello, però è la saponaria. Eccola. Ah, allora, questa è la saponaria officinalis, è una pianta della famiglia delle cariofillacee, che il nome deriva proprio dal fatto che comunque, io l'ho provato, l'ho testato, perché l'ho messa nell'acqua di San Giovanni, nell'infiorescenza, la parte floreale, tenuta in immersione, sprigiona una leggera schiuma ed è deterge, insomma. Usi commestibili, contiene delle saponine, quindi è preferibile di no. Saponaria officinale. Da non confondere con la Silene vulgaris, gli strigoli e la Silene alba. Allora, la Silene vulgaris è un po' difficile, no, perché la foglia è diversa. Però soprattutto con la Silene alba. Con la Silene alba, ecco. è molto probabile, però dovete ricordarvi che comunque la Silene alba, se avete dei dubbi, sa di fava. Esatto. Sa di fava. Ok. Se uno la stropiccia, ecco, la differenza tra una saponaria officinale e una Silene alba, la saponaria non c'è un odore di fava, mentre la Silene alba c'è un odore di fava.
Eccola qui, ce l'abbiamo qui. Ce l'abbiamo qui. Un'altra differenza è che è leggermente pubescente. Che no, poi è diversa. Guardate la differenza, sia le neanche e saponelle officinali. Allora, visto che stiamo parlando di paleofillace, quindi adesso vi proponiamo la silene alta, che è una paleofillace anche lei. L'odore di Paolo fortissimo. Che è la parente povera della silene vulgaris, nel senso che è una pianta comunque più rigogliosa, più abbondante, ma come sapore è sicuramente meno blasonata della silene vulgaris. Ottima anche questa comunque. Buona, eh? Ottima anche molto questa. Buona. L'uso moderato per le saponine anche qui, eh? Allora, te aggiungimi qualcosa. Allora, questa qui invece è la Sylvitum bulbosum, famiglia delle borracinacee, quindi è della stessa famiglia della borragine, e come la borragine condivide, oltre alla famiglia, anche le caratteristiche sono quelle di contenere degli alcaloidi, quindi da consumare con precauzione. Per il resto si può mangiare, trova gli stessi usi della borragine, ci si può fare di tutto di più con questa, anche perché ha una bella foglia, ottima fritta, ve lo dico. Vabbè, è vero che le fritte buone anche una ciabatta si dice, però comunque sta di fatto che è veramente buona. E il nome Sylvitum, nome volgare, chiamiamolo, consolida, deriva perché gli si attribuiscono delle capacità di rinsaldare le ossa, quindi se ci sono delle fratture si può fare un cataplasma di queste foglie, applicare con una benda sulla parte interessata e contribuisce a rinsaldare le ossa. Qui si parla di Sylvitum bulbosum perché ha un bulbo alla base, perché ce n'è anche un'altra varietà che è il Sylvitum tuberosum, e loro giustamente l'hanno estratta con la radice per farvelo vedere. In assenza di radice si distingue anche dall'infiorescenza, perché il bulbosum ha gli stimi che fuoriescono dal calice, mentre invece nel tuberosum gli stimi sono contenuti all'interno. Ok, è una sola descrizione perfetta. Si può mangiare poco? Sì, una borraginacea, sì, cioè, e quindi fa l'uso moderato. Poi, Cardalia grava, famiglia delle brassicacee. La Cardalia grava è una pianta che è molto comune in questi periodi, cresce in colonie piuttosto numerose, in ambienti tutto sommato abbastanza ombreggiati. Ha queste foglie alterne, spatolate, lanceolate, morbide al tatto, e la caratteristica di questa pianta, che viene chiamata anche erba peperoncino, perché mangiandola lascia un retrogusto piccante, molto piccante, quindi questa cosa è molto versatile in cucina, versatile anche per farci dei crostini piccanti, giusto per crostini piccanti con la cardaria. Sì, poi tutta una sostanza che si degrada, la sinalbina, degradando si dà questo effetto piccante sulla bocca, ma solo sulla bocca l'effetto piccante. Dovuto appunto a questa sostanza che si degrada dentro la bocca, la sinalbina. Questo è il corpo che questa è la pianta. Allora, questa pianta qui non ne abbiamo mai parlato finora, no? Non so se l'avete mai vista anche. È la Fumaria officinalis, famiglia Papaverace, se non vado errata. Famiglia Papaverace, si riconosce perché ha l'infiorescenza, può esserci in questo colore lilla, con le puntine più scure, viola scuro, ha proprio questa caratteristica, cioè il fiore all'apice è sfumato, sono queste spighettine con questi fiorellini sfumati all'apice, e ce n'è anche un'altra varietà che è bianca, sempre con le sfumature marroni, appartiene alla famiglia delle papaveraci appunto, e quindi condivide con questa famiglia anche delle sue proprietà rilassanti, blandamente soporifere, ecco. Poi qui abbiamo invece, vabbè, questo qui Folliculum vulgare, famiglia Apiace, questa è una pianta che non ha bisogno di presentazioni perché tutti la conosciamo, e anche perché ha un aroma intenso, soprattutto adesso, poi
lupo e l'inculum vulgaris, e queste trova ogni sorta di applicazioni possibili e immaginabili. Le principali due, ve ne dico, è carminativa, cioè riduce il gonfiore intestinale, ha la proprietà, è gala, ha la capacità di aumentare la montata lattea nelle mamme, ed è fortemente aromatica, quindi è usata in cucina, liquoreria, chi più ne ha più ne metta, sta solo alla vostra fantasia. Coniglia e forchetta. Poi allora il liquore al finocchietto di Angela. Ortica dioica. Cosa vuol dire dioica? Vuol dire che le infiorescenze maschili e quelle femminili sono contenute in delle piante diverse. A parte questo, l'ortica è una pianta della famiglia delle orticacee, una pianta preziosissima perché è molto molto ricca di sali minerali, di antiossidanti, è diuretica, è antinfiammatoria, potremmo parlarne per ore dell'ortica. Ha questo fustino cilindrico con le foglie che sono opposte, ci sono poi nella pagina inferiore della foglia ci sono dei minuscoli peli urticanti, ecco, peli urticanti. Ecco, prima si mangia una foglia d'ortica. Sì. Cruda. Sì, perché l'ortica si può anche, allora, potremmo anche... Su segnalazione d'Aurora. Vabbè, insomma, l'anno scorso ho fatto quella dimostrazione, sì, sì. C'era una tesa, mi sembrava se mago Silva. Ecco. L'ortica si può mangiare anche cruda. Però è buona, eh? Gli ho detto, si può mangiare cruda, tutti mi prendevano per pazza. Poi ho dato la dimostrazione. Adesso anch'io. Adesso, sì. Però... Fare un panetto. Adesso, a parte tutto... Possiamo quasi considerarlo uno spuntino campestre, perché se stiamo facendo una passeggiata, abbiamo un carro di zuccheri, ora non abbiamo niente da bere o quant'altro, voi mangiate una foglia d'ortica così come va dato nella dimostrazione il Baldo primo, chiudendola a pacchettino, quindi richiudendo i peli urticanti all'interno e non sentite